Ciao, ciao. Da Daniele, come sempre. E Francesco. Oh. Ok, oggi praticamente eravamo qui stamattina che raccoglievamo una parte del radicchio qua di Treviso, perché l'ultima parte là era pronta da raccogliere, e ci siamo chiesti magari che sarebbe anche ora di... Lui si è confrontato con sua mamma, sarebbe ora di raccogliere il rafano. Il cren? Sarebbe il cren, giusto? Cren, rafano, dipende da... dai posti lo chiamano in un modo o nell'altro. Sì, è praticamente una radice che viene usata per... ma dopo questo lo spieghiamo dopo. Comunque adesso ci avviamo perché al di là del fosso, vedete qui c'è una riva, c'è un fosso, al di là del fosso c'è il cren che aveva piantato tua mamma forse. Sì, 4-5 anni fa. Anche di più. Sì. Boh, andiamo dai, ci avviamo. Ciao. Ecco qua, come vedete adesso, questo è il rafano, è secco, vedete adesso è secco. E quando è verde ha un bel cespuglio e con dei fiori bianchi anche quando è ora di fiorire. Adesso Francesco praticamente con il vanghetto gli va attorno per cercare di togliere la radice. Questo logicamente è un consiglio che vi diamo: se magari lo mettete la radice a dimora, insomma, lasciatela almeno 2-3 anni, se no la radice è piccola. Guardate qui, guardate già, la prima, sembrano delle carote tipo. Prendiamone ancora, noi ne prenderemo un po' per farvi vedere anche la l'uso che se ne fa in cucina, insomma. Guardate qua. Questo adesso noi lo puliremo bene dalla terra. Deve essere pelato diventare bianco, essere pelato la parte diciamo esterna come una carota, e poi si preparerà, insomma. E poi taglieremo la parte qui, metteremo a dimora e ricrescerà, certo, in primavera la nuova pianta. Di nuovo, sì, ma qui è pieno perché vedete fin lì è tutto cren. Giusto per non buttar via. Questo abbiamo detto è della famiglia delle crucifere, cioè dei cavoli. Sì, come vedete, sta bene nelle zone umide, infatti qui è alla riva di un fosso. Sì, un scolo d'acqua. D'acqua, e quindi loro vivono benissimo in questi ambienti. Allora, quindi l'abbiamo raccolto, adesso prepariamo un attimo una postazione per pulirlo, per lavarlo, pulirlo dalla terra. E dopo lo gratteremo. Lo grattugeremo, ma dopo vi spieghiamo come fare questo lavoro, che è anche molto fastidioso per alcuni. Ok? Esattamente. Ciao, dopo. Ciao. Togliamo un attimo un po' il grosso dalla terra. Bene, adesso il pulire dell'acqua l'abbiamo pulito. Adesso Francesco lo sta pelando con un normalissimo pelapatate. Vedete qua. Per togliere la parte più esterna. Sì, diciamo. Non serve. Tanto lavato è lavato. Togliamo tanto per pulirlo un po'. Come vedete li abbiamo puliti tutti dalla parte più esterna della corteccia. Adesso il nostro buon Francesco la sta grattugiando. Allora, per fare questa cosa qua, Francesco, è consigliabile farla fuori, vero? Fuori, perché quando lo grattugi sprigiona un gas che al chiuso sarebbe micidiale. È come la cipolla, anche peggio. Peggio. Infatti alcuni addirittura si armano di maschera, di per sì, farlo, magari perché... quelli sono un po' esagerati, però sì, beh, c'è chi per ovviare tutta sta roba qua lo fa grattugiandolo col frullatore, sì. Però ti esce una specie di segatura anziché una poltiglia. Ok. Ma allora questo praticamente dove viene usato? Cioè, su che pietanze? La maggior parte sul lesso, però c'è chi lo usa anche su
dicevi prima, anche lo usano così naturale, grattugiato, sì, sì, anche sull'affettato. Direttamente sull'affettato, su altre pietanze, insomma. Sì, ha un uso svariato, insomma. Beh, adesso il periodo di Natale viene usato tantissimo. Esattamente. Questo ho letto che viene usato anche tantissimo anche in paesi come la Germania, paesi insomma del nord, dove viene usato abbastanza, sempre come salsa di accompagnamento. C'è chi ho visto che lo fa magari per addolcirlo un po', lo mescola con della panna da cucina, gli mette un po' di zucchero, insomma lo fa un po' più blando. Però i nostri vecchi lo usavano così puro, gli mettevano cosa? L'aceto. Cioè praticamente adesso questo riempi un vasetto tipo. Esattamente. E dopo metti l'aceto fino a quando non si copre la... Lo copri, poi piano piano assorbirà, perché quello sotto, l'aceto arriverà più tardi sul fondo. Sì. E man mano che viene assorbito va reintegrato fino al riempimento del vasetto. Okay. Naturalmente bisogna fare attenzione alle dita. Sì. E piano piano si va avanti così. Vediamo se si crea. Okay. Adesso noi andiamo avanti così. E praticamente sappiate che questo viene chiamato anche barbaforte ed è ricchissimo di vitamina C, anche più del limone. Per cui ha degli effetti, ha dei benefici anche per la nostra salute, insomma. Bene, allora niente, noi qui, se vedete, stiamo ancora continuando a grattugiare, vedete qua, è ancora un po' lunga la procedimento, però dai. Si sta facendo sera, noi appunto riempiremo due vasetti circa, metteremo l'aceto, lo metteremo e sarà pronto per le nostre pietanze che consumeremo a Natale, durante le feste. Okay, quindi insomma dai. Adesso non ci resta che salutarci. Sperando di esservi stati di utilità, insomma, per capire anche questa radice, come utilizzarla, come raccoglierla. E se volete metterla sul vostro campo, potete appunto mettete giù un pezzettino sì, di... Sì, un pezzo, poi... In zone magari umide, e lui si fa da solo e... E quando arriva il periodo così invernale, diciamo, che magari volete gustare un po' di lesso, un po' qualcosa con questa radice, la grattugiate, c'è chi la grattugia appunto, abbiamo già detto, fresca, direttamente sulla pietanza. Bene, allora dai, ci salutiamo, al prossimo video. Ciao da Francesco, da Daniele. Allora mettete sempre mi piace, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E ci vediamo, dai, alla prossima. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.